Il Chiras ha vissuto al quarto rally storico Costa Smeralda il suo ottavo e decisivo atto stagionale. Nella gara organizzata da AC Sassari con 79 equipaggi al via, tra rally storico, regolarità media e sport, e i trofei Michelin storiche e trofeo A112 Abarth Yokohama, due le tappe con quattro sfide il venerdì 29 ottobre con le tradizionali prove di San Pasquale e Aglientu, e quattro il sabato 30 con lo storico. La tappa 1 mette in scena battaglie e sorprese sì dalle prime curve, come l'uscita di scena del vincitore dell'edizione 2019 Matteo Luise, sempre al suo fianco sulla Fiat Ritmo 130 TC per la rottura del semiasse, rientrato poi il giorno dopo. Inaspettato poi sulla seconda prova l'out della Porsche 911 più attesa del quarto, quella di Lucio Dazzanche e Daniel De Luis, in lotta per il podio tricolore assoluto. Nulla da fare per l'equipaggio della Pentacar, dopo tre belle vittorie deve alzare bandiera bianca sul campionato. A dare gas e prendersi le prime due prove della giornata ci pensa quindi Walter Pierangioli con Luca Zambiasi, già protagonista della passata stagione sulla Ford Sierra Gruppo A. Vediamo, facciamo bene oggi e poi domani cerchiamo di proseguire, vediamo di dare battaglia a queste Porsche davanti che tanto vanno forti. Avvio positivo e ragionato quello dei biellesi più attesi del campionato Davide Negri e Mario Bertinotti, entrambi su Porsche 911 RS, concentrati sulla corsa al titolo nel secondo raggruppamento. Secondo loop di prove ed un altro colpo di scena mette il KO la Sierra di Pierangioli che si deve fermare dopo una toccata. Veloci ed agguerriti anche Angelo Lombardo e Matteo Musti, anche loro sulla 911 RS, guadagnandosi una prova a testa. A chiudere in vetta la prima giornata sono dunque Negri e Coppa rimasti alle calcagna del Toscano nella prima frazione di gara precedendo le vetture gemelle di Lombardo e Bertinotti. Siamo partiti subito forte, non abbiamo mai mollato e non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare questo passo qui e tenere questa posizione perché sono tutti lì molto vicini, le prove sono belle, molto veloci. Si va molto forte, però molto bene. Nella Day 2 Negri parte subito forte firmando il primo scratch della giornata, ma al termine della PS numero 6 il motore lo tradisce, lasciando il via libera ai suoi avversari, in particolare Bertinotti che si aggiudica la PS 7 e sempre più il titolo nel Chiras. Sinistra su dosso pieno, 50, destra 4 no, destra 4 no, per sinistra 4 vai più lunga, in destra 200. Il secondo loop di prove mette in evidenza le corse di Angelo Lombardo e Matteo Musti, decisi a salire sul podio del Costa Smeralda storico. Alla fine sono Lombardo e Merendino i vincitori della quarta edizione della gara sarda, con la Porsche del secondo raggruppamento da attestare in vista per il prossimo anno. L'ho inseguita per tutto il campionato, questa vittoria, ed è arrivata all'ultimo respiro. Sono veramente contento, anche perché qui ci diamo sotto proprio tanto e a volte ci sono alcuni rally che sembrano ad eliminazione perché le macchine le spremiamo tantissimo, quindi sono sempre rally molto molto impegnativi. Il pilota della Raw Racing conclude con 21 secondi di vantaggio su Bertinotti, comunque felice per questa prima trionfante volta al Costa Smeralda storico. Sì, perché con l'out di Negri ed il secondo posto assoluto in Sardegna, Marco Bertinotti ed Andrea Rondi sono campioni a tutti gli effetti del secondo raggruppamento, vincitori del trofeo conduttori nazionali 2021. Italiani del secondo raggruppamento. E vincere l'assoluta, il raggruppamento, è tanta roba. E devo ringraziare sicuramente tutti, al team Pentacar, all'F Power che ci segue in assistenza, la Rally Eco e la famiglia e gli sponsor, tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere questo successo. Bella gara anche per il terzo del gruppo, Matteo Musti, rallentato solo sulla PS4 per lo spegnimento della vettura, ma poi sempre velocissimo insieme a Cristina Caldart per la prima volta, chiudendo a 54 secondi e 3 dalla vetta. Puntavamo chiaramente alla vittoria. Poi un piccolo problema ci ha fermato sulla quarta prova speciale
e si è vanificato tutto, perché comunque il distacco ormai era troppo, troppo alto, e recuperare un minuto in una lotta di campionato italiano era veramente impossibile. Un ringraziamento a Mimmo Guagliardo che mi ha dato il motore, e un complimenti alla mia navigatrice. Grazie. Al debutto insieme è stata bravissima. Un quintetto di Porsche 911 all'arrivo al Molo Vecchio di Porto Cervo. Lombardo, Bertinotti e Musti, ma anche il quarto posto di Lorenzo Dell'Adio e la quinta piazza e la vittoria nel terzo raggruppamento per il secondo anno consecutivo di Beniamino Lopresti, sempre in testa tra i suoi avversari. La gioia è forte e intensa quest'anno. Ho conseguito il medesimo risultato con un navigatore diverso, che è Claudio Biglieri, con il quale ero avvezzo ad uso correre e dal quale traggo sempre costanti e rinunciabili suggerimenti. Cosa dire, queste emozioni vorrei che permanessero e si inseriassero ancora di più in me e nel mio navigatore, al quale rivolgo un affetto enorme. Il titolo del terzo resta invariato nelle mani di Adriano Beschin, anche se ritiratosi nella tappa del venerdì. Sorrisi al traguardo per Tommaso Buduroni, primo tra le vetture di quarto raggruppamento con la Peugeot 205 Rally e primo tra i sardi. Sorpresa della gara anche Sergio Farris Junior, specialista delle salite, alla sua prima volta in un rally, quinto nel Day 1, ma costretto poi a ritirarsi per una toccata nella seconda giornata. Soddisfazioni sulle strade della Gallura anche per Massimo Giuliani con la Lancia Fulvia Coupé nel primo raggruppamento, mentre nel trofeo a 112 Abarth Yokohama sono stati i trevigiani Luigi Battistel e Dennis Rech ad aggiudicarsi la gara. L'appuntamento con la massima serie tricolore rally auto storiche si innova dunque al 2022 con altre incredibili corse.